Prato si conferma una delle province italiane dove si vive meglio. A dirlo sono i ricercatori che hanno contribuito a stilare la consueta classifica della qualità della vita che ogni anno propone il quotidiano economico Il Sole 24 Ore sulla base di ben 90 parametri forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca. Classifica dove Prato si piazza nel 2020 al 28° posto totale, appena un gradino dietro alla posizione ottenuta 12 mesi fa quando era 27esima. Prato è la terza provincia toscana dopo Siena, 11esima, e Firenze, 27esima. Sul podio della classifica ci sono le province di Bologna, Bolzano e Trento. 25esimo per Italia oggi, qualche settimana fa, 28esimi per il Sole oggi. Insomma, diciamo, l'indicazione che ci viene è che si può e si deve fare meglio, ma che sostanzialmente si vive bene a Prato. Dunque Prato conferma la posizione dello scorso anno in una classifica che è fortemente influenzata dagli effetti della pandemia che ha colpito tutto il paese, come dimostra l'arretramento generale di tutte le province lombarde, quelle più colpite dal coronavirus, almeno nella prima ondata. La novità della classifica 2020 è proprio legata all'analisi degli effetti del Covid sulla vita dei cittadini. Se Prato resta pressoché stazionaria nella classifica generale, ci sono invece molti movimenti. Se andiamo a vedere le graduatorie delle sei macro aree in cui i ricercatori hanno suddiviso i 90 parametri. Qui la provincia pratese spicca per affari lavoro, dove si piazza sul podio con il secondo posto finale a fronte del 15° che occupava 12 mesi fa, netto arretramento invece per demografia società, dove scivola al 69° posto dal 7° del 2019. In questa classifica pesa l'effetto Covid, con la provincia che è 88esima in Italia per incidenza di casi sulla popolazione. Passi indietro anche per cultura tempo libero, ora 67esima nel 2019, 31esima, e per ambiente servizi, dove Prato è 49esima mentre era 27esima lo scorso anno. Miglioramento invece per giustizia e sicurezza, con l'attuale 72esima posizione che fa registrare un più 20 dal 2019, bene anche ricchezza consumi, dove Prato risale alla 52esima posizione dalla 59esima che occupava lo scorso anno.